Arriva la versione definitiva del maxi scooter bavarese che, a dispetto dei rumors dei mesi scorsi che lo ipotizzavano di cilindrata prossima agli 800 cm cubi, avrà una cilindrata di 650 cm cubi ripartiti su due cilindri paralleli. Accreditato di una potenza di 44 kW, ovvero 60 cavalli, e con ABS e BMW Motorrad di serie, viene presentato in due diverse versioni. Il C600 Sport nasce con la chiara intenzione di avvicinarsi a un pubblico più sportivo, mentre la versione C650 GT raccoglie l'eredità turistica delle grandi moto da viaggio della casa bavarese. I due nuovi scooter utilizzano motore e ciclistica identici. Il bicilindrico invece è equipaggiato con trasmissione CVT, mentre la ciclistica si distingue per il telaio a doppio trave in alluminio, vincolato direttamente al motore, che assume così la funzione di elemento portante e strutturale. L'avantreno è caratterizzato da una forcella rovesciata, mentre il posteriore è caratterizzato dall'ammortizzatore regolabile nel precarico molla ed è posizionato orizzontalmente. Anche l'impianto frenante ha una misura unica e tipicamente motociclistica, 270 mm sia per il doppio disco anteriore sia per il singolo disco posteriore con pinze flottanti. Lo scooter, anzi gli scooter BMW, arriveranno a marzo 2012 sul mercato e i prezzi non sono ancora stati comunicati, ci vorrà circa un mesetto e sapremo tutto di loro.